mia è una famiglia povera. La mia è sempre stata una famiglia umile. Quando eravamo piccoli eravamo così poveri che quando la mamma ci portava in piazza la domenica venivano i piccioni e ci davano le briciole di pane a noi. Da bambino, se non avessi avuto il pistolino, non avrei avuto niente con cui giocare. Un giorno mio papà mi ha portato in cima alla montagna e indicandomi l'orizzonte mi ha detto: figliolo, guarda l'orizzonte, tutto quello che vedi un giorno sarà tuo. Ho detto: papà, è notte, non si vede un cazzo. Fa: appunto, appunto. Oh, come stavo bene con mio padre, un uomo all'antica, un uomo tutto d'un pezzo, un pezzo di merda. Ma mio padre è sempre stato attaccato al lavoro. Tutte le mattine, alle 4, con qualsiasi condizione atmosferica, mio padre si alzava, andava da mia madre, le dava uno scossone e le diceva: vai a lavorare. Poi lui tornava a letto fino a mezzogiorno. Mio papà, attaccato alla famiglia, mio papà che ha amato la stessa donna per più di 40 anni, se lo sa mia mamma, gli taglia i coglioni. Mio papà, poco fa, mi ha mandato un vocale su WhatsApp per dirmi quello che pensa di me, del mio lavoro, della mia attività e della nostra relazione di padre figlio. E il vocale più o meno fa così: Stefano, gode dito una roba, dite sette un cuion, dite sette il più se cuion de titito fradei. Per voi che non conoscete il francese, la traduzione è la seguente: Stefano, io non riesco a capire come mai con gli studi che hai fatto tu non faccia parte del corpo consolare italiano presso la Santa Sede.